una figura leggendaria dell'intero panorama mondiale dell'occultismo, dell'esoterismo, della medianità, della magia. Quindi quello di oggi è un giorno veramente importante, perché siamo riusciti a portare qui il gran maestro Fulvio Rendel. Penso non ci sia bisogno di presentazione, perché più di qualcuno sa quello che ha fatto il maestro Fulvio Rendel dagli anni 60, anche prima probabilmente, fino ad oggi. Io passo la parola alla carissima Sife, con cui abbiamo organizzato questo festival veramente con il cuore in armonia e ci siamo riusciti. Grazie intanto per essere qui. Grazie anche a tutti voi per essere così numerosi qui. E c'è poco da aggiungere, in realtà Alessio ha detto tutto, il maestro è immenso, è una leggenda nel panorama appunto italiano e non solo italiano, di tutto il mondo, e noi lo ringraziamo dal profondo del nostro cuore per averci concesso questo onore grandissimo per essere qui. Grazie maestro. Signore e signori, maestro Fulvio Rendel, vi prego di spegnere il telefono, mettete la modalità silenziosa, non interrompete per nessun motivo la conferenza. Poi se il maestro vorrà, chiederà se vuole fare delle domande, insomma. Buon proseguimento, il maestro Fulvio Rendel. Allora, sono qui per parlare, sono qui per parlare di magia del 2000. Mi sono chiesto se era proprio il caso di poter parlare di una magia del 2000, diciamo del 2018, ma esiste ancora questa magia che è stata perseguitata da sempre, maghi che si sono che sono entrati profondamente nel campo dell'occulto in tutti i secoli, in tutti i millenni, che sono stati sempre perseguitati, derisi. Ora io dico, oggi che siamo nel pieno della tecnologia, questa magia che valore ha? Siete tutti qui perché credete nella magia, avete curiosità per la magia, avete le basi per la magia, avete studiato, perché la magia ha tre grandi strade: la via dello stato magico, la seconda, la via del potere magico, la terza, la più difficile, la via della scienza magica. Quanti di voi hanno percorso quest'ultima? La prima via è un atto di fede. Entriamo in questo mondo prima oscuro, che poi mano a mano si illumina, attraverso una strada tracciata, che molti di voi probabilmente già conoscono. Si parte dalla cosiddetta torre del nord della terra, si scende giù verso il sole, poi verso la luna, e poi all'est, andiamo all'est, dove nell'antichità si diceva ci sono esempi, entità dell'aria, quindi una conoscenza che si sparge completamente intorno al globo terrestre e investe le nostre menti. Questo è un atto di fede, perché partendo da una l'oscurità, da un'ignoranza, spinti dalla ricerca di qualche altra cosa che possa maggiormente appagare il proprio spirito, si sceglie una certa strada, la magia. E allora ecco che si viene giù, si percorre dal nord al sud questa strada e si incontra questa torre del sole che comincia a illuminare la mente dell'adepto. Viene illuminato e vede che ci sono delle cose che a lui interessano, che possono entrare nel suo cuore. E allora che fa? Va nella torre della luna, in una
c'è una retrospettiva dentro, muore dentro di sé, sempre morta mistica, morendo si rinnova completamente. Ed ecco qui che l'atto della fede viene fuori, e allora ecco che si proietta verso l'est, nella torre dell'Agna, dove trova la conoscenza. Ma questo è un iter che non è che può essere percorso per una sola volta, è un iter che viene poi dalla torre dell'est, ritorna nella torre del nord, nel cosiddetto ribaltamento magico. E cioè, che cosa significa questo? Che ha raggiunto un grado di conoscenza, ma deve andare avanti e deve trovare a rinnovare ancora questa strada di percorrere. Una volta, due volte, tre volte, perché la conoscenza è finita, non finisce mai. La vita è breve, la conoscenza supera la vita, si arriva alla morte e mai, non c'è persona al mondo che abbia avuto l'intera conoscenza. Questo è un atto di fede. So quanti di voi hanno percorso questa strada, però è una strada che può essere percorsa senza toccare altre cose, si può vivere la propria vita quotidiana e nello stesso tempo avere questa anello, questa fiamma dentro che lo porta lontano. Ci sono alcuni che smarriscono questa strada durante il percorso e allora deviano, ed invece che trovare la torre del sole con l'illuminazione trovano altre tenebre, perché il fuoco si spegne e nel loro animo si apre che può portare ad un particolare mondo da dove non si esce più. Però questo lasciamo perdere. Quello che è importante è percorrere la via retta, quella che ha la fede dentro, che illumina e che non tempo. Passiamo alla seconda strada, quella che dallo stato magico si passa al potere magico. E qui il discorso si fa molto pesante. Io ho sentito dire in questi ultimi anni, tanti anni, sono ormai circa 20 anni, che questi poteri magici pare che ci l'abbiano tutti. Pare. Dice Dio, maledico una persona e una persona muore. Ho sentito dire tante volte. Io con i miei poteri posso fare questo, io con i miei poteri posso fare questo. Ho visto pure che alcuni con i suoi poteri è caduto dentro l'inferno e non esce più. Quindi bisogna stare attenti. Il potere magico che cos'è? Si ripercorre sempre la stessa strada che ho detto prima, ma diversamente, diversamente però. Perché quando noi parliamo della torre del nord della terra, tutti quanti più o meno avete letto dei libri che il mago opera attraverso la bacchetta magica. Ma che cos'è questa bacchetta magica, in parole povere? La bacchetta magica è stata introdotta specialmente nel Medioevo attraverso questi maghi, però è importante nel senso mentale. La bacchetta magica serve altro che la creazione del cosiddetto campo operativo. Che cos'è il campo operativo? La bacchetta magica, gli antichi necromanti facevano con la bacchetta magica il cerchio intorno come protezione, dicevano. Ma nella profondità della storia magica bisognerebbe cogliere alcuni aspetti che ci sono sui libri anche eretici, che nel Medioevo sono stati scritti tanti libri eretici, che hanno perso lo splendore di quello che è la magia stellare. Questo cerchio si fa intorno per proteggersi, va bene. Poi, una volta che si è creato questo cerchio intorno, che può essere anche, per chi lo sa fare, un cerchio mentale, con l'immaginazione si crea questo cerchio intorno. Può avere lo stesso valore se la persona ha certe doti. Poi si passa della torre del sud e il mago si arma, lo sapete tutti, più o meno, della spada. Questa spada a che serve?
serve per attivare le energie. Guarda, quando si batte la spada sulla pietra vengono le scintille fuori, ed ecco, quindi sono energie. Le energie sono per delle entità evocate, questa entità che non ha voluto evocare. Una volta fatto questo, cosa deve fare? Deve passare all'attuatore della luna, dell'acqua, ed ecco lì deve far sua tutta questa forza di questa entità, perché la deve comandare, e quindi deve togliere tutto intorno a sé qualsiasi altra cosa che possa impedire la concentrazione massima su questa energia. Una volta fatto questo, allora lo può proiettare verso est, per cercare di finalmente coagulare l'entità evocata. Di solito adesso si mette uno specchio. Lo specchio è molto importante, oggi è stato molto spesso anche trascurato, anche nei testi medievali difficilmente lo si trova. Ma lo specchio poi vedremo perché è molto importante. E quindi perché lo fatto che coagulare l'entità che è scesa evocata per trasmetterla poi verso il mago e quindi cercare di materializzarsi. La parte più difficile è la materializzazione. È Eric Poslevi, pare che ci sia riuscito qualche volta, che abbia potuto fare questo. Ho visto delle congreghe di Lilith che hanno potuto veramente materializzare un'immagine lilithiana con un certo procedimento molto particolare, e quanto quindi c'è la possibilità di poter raggiungere questo, e vediamo poi perché nella terza parte. Fino a qui ci siamo, più o meno sapete un po' tutto. Non ho fatto altro che un riassunto. Adesso invece qui siamo, non siamo più nella scuola elementare di quello che è la fede di cui abbiamo parlato prima, non siamo nemmeno più nel liceo, questi poteri magici di poter assumere, siamo invece entrati nell'università. E qui voglio vedere se qualcuno di voi ha avuto una sua laurea, vogliamo vedere. Dove sono questi gessetti, va? Però prima qualche parola. Cos'è la scienza magica? Allora, la scienza magica, dobbiamo ritornare al Faust, andiamo un po' indietro, Goethe ha scritto Faust, e immaginiamo con le nuove, no? Questo vecchio mago, il suo studio pieno di libri, topi poi che si stanno mangiando con i libri, poi lui la legge ancora, a un certo punto si sente depresso completamente, dice: ma cosa sto facendo io qui? Non mi è servito a niente tutto ciò, cosa posso fare? È come essere in una, come ricadere in una foresta oscura, da dove non potevo più uscire. Ormai la morte è vicina, e dice: cosa gli ho fatto? Evoco tante cose, tanti spiriti, ma non ho potuto avere niente. E questa volta capita a tantissime persone di non avere niente, chiedere di non avere niente. Che cosa accade? Ecco che si presenta il diavolo, un evento, perché in ogni persona può capitare un evento che cambia la propria vita, la sua vita viene cambiata completamente da un evento che scaturisce non si sa come. Nel Faust è il diavolo, appare il diavolo. Se vuoi veramente sapere cos'è la vita, cos'è la magia, eccetera, ci penso io. Allora lui che fa?
e male. Non è più lui lo studioso che porta avanti la propria conoscenza, delega la sua azione ad un'altra persona, a un altro ente, e quello appunto il diavolo, e il diavolo appunto lo fa trasformare giù. Mi sembra quasi come Dante quando si è perduto nella foresta oscura e che quindi si inoltra dentro per trovare poi Virgilio che lo accompagna in tutto il suo iter del inferno, del purgatorio e del paradiso, a rivedere le stelle e sciamore forse. Allora, che si deve fare allora? Questa prima torre che cosa diventa in questo caso della via della scienza magica? È il furore di una persona che ha studiato i primi elementi della magia e poi però deve mettere a frutto gli elementi perché non conosce veramente i misteri che si nascondono nella magia. Ma non nella bassa magia, perché qui entriamo nell'alta magia, la cui alta magia è molto teorica anche, ma se non si conosce la teoria mai si potrà fare la pratica giusta. Ecco quindi che scende dalla torre giù e dall'oscurità in cui si trovava, facciamo conto di essere chiusi in una stanza tutta buia e un lampo che illumina ad un tratto questa stanza. E ha una visione, quella visione è una illuminazione, è un'intuizione, l'intuizione che hanno gli scienziati a volte hanno delle intuizioni anche durante il sogno, che poi si svegliano a correre a scrivere le equazioni dell'alta fisica, della matematica per trovare appunto risposte alla conoscenza. Questa illuminazione le fa vedere qualcosa che lui deve ancora andare avanti, quindi deve morire di nuovo, deve ripercorrere ancora una certa strada perché non aveva capito certe cose, si era soffermata alle cose superficiali, perché quasi tutti i testi, compresi quelli che aveva fatto, erano tutti superficiali, non spiegavano la sostanza, l'essenza profonda di quello che può essere il percorso di una università magica. Oggi siamo nel 2000, ho detto prima. Non ci possiamo soffermare più se vogliamo dare credito a questa magia e portarla avanti, in modo che non possa essere né più derisa né più perseguitata. Il mio compito è stato sempre quello di unire la scienza laica con la scienza magica, perché soltanto attraverso queste due unioni vogliamo superare questa dicotomia che si è creata sempre in tutti i millenni della nostra storia. Una volta quindi che rimuove, perché allora lui si proietta per lontano della conoscenza verso la torre dell'est per poter acquisire quelli che sono i misteri fondamentali della magia. Allora, dove sta questo pentagramma? Dai, rosso, verde, allora, qua. Allora, vediamo un po'. Cominciamo con l'ABC. Ma sempre dell'università. Allora, più me chi è che me la sa leggere? Voi, forza, su che è facile questa. Questa qui la sanno tutti. Potete saperla tutti. Allora, più barra meno uguale triangolo. Il quale triangolo ha più o meno sotto e più o meno sopra. Che porta ad un quadrato. Il cui quadrato ha un meno. Come si legge questo?
C'è nessuno che non va a dire sì. È facile questo, se no è l'altro, poi è inutile che vada avanti. Vabbè, allora. Beh, mi dai quel libro, e miei ho confiato. A proposito di quello che vi dicevo prima, scienza laica, scienza magica, voglio leggere due o tre righe. Il fisico Leon Letterman, premio Nobel del 1888, diceva che uno dei più grandi scienziati di ogni tempo, Isaac Newton, era anche un profondo studioso delle tematiche magiche. E a tale proposito ha così scritto: resta da chiarire l'influenza che nella sua opera scientifica hanno avuto le sue approfondite ricerche alchemiche e la sua devozione alla filosofia occulta, specialmente alle idee ermetiche. Queste sue attività all'epoca erano in gran parte segrete, perché altrimenti l'avrebbero messo in estremo imbarazzo, se non portato alla totale rovina. Allora non si poteva parlare. Molti scienziati hanno studiato la magia, ma l'hanno dovuta studiare in segreto, perché sennò potevano essere esclusi dalle accademie, dalla società, perché la magia è stata sempre qualcosa che uno scienziato vero non poteva nemmeno nominare. Però vedete, uno dei più grandi scienziati studiava la scienza ermetica e non si sa quanto abbia potuto trovare in esse spunto per quello che poi ha scoperto, lo sappiamo tutti quanti. Allora, dammi un momento. Signore, una domanda a tutti quanti. Chi ha letto le 10 leggi della tavola di Smeraldo? Alzi la mano. 1, 2, 3. Andiamo male. E che facciamo? Andiamo male. Ma allora qui la magia dobbiamo ricominciare dall'elementare. Allora, signori, cercherò di essere un po' chiaro. Non voglio tediarvi troppo, perché voi magari siete lì qui la magia che io vi volevo parlare, non so di che. Non so che cosa volevo dire, perché sapete tutto già di quello che è la bassa magia. Io sono qui invece per essere uno scienziato magico, filosofo magico, perché altrimenti non sarei nemmeno più qui. Avrei fatto come il Fausto, avrei chiamato il diavolo per potermi dire: beh, mandami in giro, fammi trovare qualche vergine, qualche cosa, ma è meglio che perdere tempo. Ma che facciamo? Godiamoci la vita, andiamo con Margherita, no? Se no, che stiamo a fare? Beh, cercherò di insegnare. Le 10 leggi magiche sono tutte scritte così. Questo foglietto che voi vedete, semplice foglietto, in questo c'è tutta la scienza magica, per chi li sa leggere, per chi le sa leggere. Lì dentro c'è tutta la scienza magica. Questa è scritta. Qui c'è, nella quarta legge, inutile poi ve leggo tutto, sennò veramente finito il tempo.
ma per farvi capire certi punti essenziali. Nella quarta legge ci dice: il sole nel padre, la luna nella madre, il vento l'ha portato nel suo ventre, la terra è la sua matrice. Questa è questa. Allora, il sole, in magia il sole è l'entità positiva come convenzione e viene segnata con la polarità positiva che è il più. La luna è la madre, la luna è entità negativa passiva per la magia per convenzione, è segnata con un numero meno. Che cosa ci dice? Che queste due divise per un atto che poi vedremo vengono ad unirsi, a convergere formando la cosiddetta celebre triade, questa triade che poi si è riverbata in tutte le regioni del mondo. La Trinità cristiana nasce da qui, dalla magia. Magia vuol dire la madre di tutte le scienze e di tutte le religioni. È nata qui. Quindi più e meno danno la triade nella parola, perché convergono fra loro. Che cosa accade poi? Che il vento l'ha portata nel suo ventre. Il vento non sarebbe altro che il dinamismo che adesso segneremo, il dinamismo della vita reale. E la terra è la sua radice, cioè da una triade che sarebbe l'idea che viene chiamata fluttuazione magica, cioè ognuno di noi parte da un'idea, è un'idea prima, è una fluttuazione magica che fluttua nell'infinito, che si trasforma poi, si trasforma nella materia, nei nostri corpi, in tutto ciò che è materiale, e assume quello che si chiama la forma. La forma della magia viene sempre distinta con un quadrato. Sempre. Sì. Va bene, allora. Questa uno. All'inizio erano due polarità distinte, positivo e negativo, nell'infinito, due polarità astratte, distinte, e quindi formavano quello che è la realtà statica, cioè una realtà non convergendo fra loro come qui, facevano una realtà statica. Cosa significa realtà? Una realtà immutabile, eterna, senza divenire. Senza divenire. Questa era nei primordi. Cioè nell'infinito c'erano queste due polarità, che vedremo poi come, che non convergendo fra loro costituivano una realtà statica. Cioè quello che è l'immortalità, in parole povere. Se noi invece che vivere una realtà dinamica vivessimo una realtà statica, saremmo sempre uguali, eterni, immutabili, con una vita continua senza accadimenti, senza eventi. Per un evento, e qui ci abbiamo il diavolo di mezzo, per un evento particolare le due polarità, che come sappiamo dalla fisica non si respingono ma si attraggono, per questa attrazione ognuna ha cercato l'altra per arrivare a unirsi e creare quindi una triade. Quindi questa triade però, che non è più statica, si segna in questa maniera, il celebre 8, più e meno,
Che cosa avviene? Che unendosi insieme, una entra dentro l'altra e così, sia la positiva nella negativa, la negativa positiva, alternandosi in ogni attimo. Quindi noi la nostra vita la viviamo attraverso attimi che si alternano fra loro simultaneamente, negativi e positivi. Ecco perché quando si parla di equilibrio magico è che una persona deve cercare in ogni modo di mantenere l'equilibrio magico. Che significa? Che gli eventi positivi e negativi che avvengono o intorno a sé o dentro di sé devono essere sempre equilibrati. In parole povere, molte cose si possono vivere con l'emozione, ma non con la passione. L'amore passionale uccide, l'amore emozionale no. Oggi vado con lei, mi hai dato delle belle emozioni. Il giorno dopo dico, voglio avere delle emozioni con te, va bene? Beh, poi con lei, e mi diverto. Se invece prendo la passione per la Sharon, divento matto. Se vedo solo lei, voglio solo lei, faccio le cose più pazzesche del mondo, no? Quindi quanti uomini si sono perduti così e quante donne pure prendono una cosiddetta passione eterna, cioè eterna vuol dire l'intera vita, beh, eterna vita. Allora questo è il divenire, il quale divenire viene portato avanti dalla freccia del tempo e viene ad essere immesso nella cosiddetta forma, cioè allora la fluttuazione magica di cui ognuno era così, era fluttuante nell'universo, viene ad essere proiettato nella forma, quindi c'è oggettivazione magica, si chiama oggettivare attraverso un'immaginazione, noi possiamo anche oggettivare delle forze e quindi prende forma, però, e questo è purtroppo, la forma è sempre negativa, quindi per quanto sia, per quanto possiamo avere dei momenti felici, dei momenti di sana salute, di quello che è di fortuna, eccetera, però la forma ha il segnale su di sé di essere negativa sempre. Perché? Beh, la prima cosa da dire è perché va verso la morte. Ogni cosa materiale esistente nell'universo va verso l'estinzione. Va verso l'estinzione. Il divenire magia viene appunto segnato così. Ora, questa, la questione della forma, perché prende? Perché è negativa anche nelle formule magiche? Perché questo doppio zero viene scisso. Vedete, questo è come un doppio zero, di cui uno è il più e uno è il meno, che poi ci disconcerta. Se noi le disuniamo, avremo il ritorno alle forze pure, che gli ultimi studi profondi che abbiamo fatto su questa, sul Lilith e l'Inut, riteniamo che questa divisione che c'è stata, una sarebbe l'Inut, una è la luna nera e una è il sole nero, vero? Queste sono due forze pure, quindi la Lilith, quelle che noi chiamiamo Lilith, quelle che è la luna nera e quello che è il sole nero, non sarebbero altro che due forze pure distinte tra loro, che per un evento particolare poi invece queste due polarità si sono unite e quindi hanno creato quello che è la triade, è la vita, da vita statica a vita dinamica. Bene, allora, ma questo segno nero, sempre per rimanere nell'università non cattolica ma magica,
possiamo anche definirla con un'altra equazione, che sarebbe meno 1 più 1 è uguale a che cosa? Cioè, se avete il computer vedete 0. Ma che cos'è il meno 1? Meno 1. Il meno 1 non è altro che la negazione di ogni valore. Quindi la non esistenza sarebbe il nulla, negazione di ogni valore, il nulla. Il più 1, l'affermazione di ogni valore e quindi il tutto. Il tutto quello che è reale. Se noi sommiamo questo a questo, più nt, nulla e tutto, meno 1 più 1, cosa ci dà? Ci dà il nulla, perché lo zero è nulla. Ciò significa che il tutto scompare. È strano perché n più t dovrebbe dare nt, invece da solo n. Questa sarebbe una delle equazioni che stiamo portando ai fisici attuali perché possano interpretarla, perché una delle maggiori ricerche che si sta facendo attualmente nel campo fisico e matematico è proprio quello di trovare la prima equazione, cioè da dove tutto è nato, da dove tutto è nato. Allora questo potrebbe essere n più t uguale n, perché meno 1 più 1 dà 0. Allora vuol dire che il tutto sta all'interno del nulla. Ma che cos'è il nulla? Il nulla è l'infinito, perché l'infinito è un concetto astratto, è un concetto astratto che non ha né dimensione, che noi lo possiamo solo concepire con un'astrazione, ha soltanto un concetto astratto di non essere finito, di non avere né dimensione né tempo. Per cui ciò che non ha dimensione e non ha tempo è la non esistenza. Cioè l'infinito non esiste in parole povere, mentre il tutto è un finito che ha detto di sé la esistenza, il valore di ogni esistenza. Per cui quando noi facciamo questa formulazione magica o equazione, noi abbiamo visto che il tutto è compreso dentro il nulla. Ed infatti è vero perché la realtà che noi siamo qui oggi, dove sta? È una realtà finita che si trova dentro all'infinito. Ma questo, a cosa serve la magia? A parte che serve, perché una filosofia magica non si deve soffermare solo sul potere magico, cioè la deve andare a trovare, a risolvere i misteri dell'universo, in combinazione con la scienza laica, a risolvere i misteri dell'universo. Ma, e questo può essere un po' lungo, non credo che arrivi il tempo, però dà la possibilità al mago di capire come evocare l'entità, come far giungere dalla fluttuazione magica di un'entità, farla vedere vicino a noi con un'oggettivazione magica. Cioè, in parole vuole, come si fa dal nulla far apparire qualcosa? Volete farci aprire qua? Ma poi voi scappate. Io feci un esperimento una volta, apparono delle mani, no? C'era la gente,
questa sala un po' buia, eh? E allora io lo sai, sentire una voce, si salvi chi può, con una buca totale, andare tutti a sbattere al cancello che erano chiuso, eh? E i più paurosi, io mi accorsi, erano gli uomini. Le donne erano più curiose, avevano una reazione più istintiva, diciamo così, aggressiva, erano più paurose. Quindi però questo è importante, dà la possibilità appunto di avere come oggettivare, perché cos'è l'oggettivazione magica? Questo è importante dire. L'oggettivazione magica non è altro che cercare. Nella fisica si dice esiste una realtà se c'è un osservatore. L'osservatore è il mago, osserva una certa realtà, ma oltre di osservare quel tipo di realtà che è contingente per tutte le persone intorno, quella che è la vita insomma, però di concentrarsi anche in quelle che sono le fluttuazioni magiche, cioè che cos'è un'entità? L'entità non è altro che una dispersione di particelle virtuali che si aggirano nell'universo, e qui purtroppo la fisica odierna ancora non c'è arrivata, non crede nella presenza, però crede in altre cose, perché ci sono stati scienziati che hanno scritto un capitolo, sì, dice nel cielo ci sono dei fantasmi. Loro questi fantasmi cosa descrivevano? Questi fantasmi come delle particelle virtuali, cioè dicevano, ammettiamo, intorno ad un elettrone c'è una nube di particelle virtuali che ne possono influenzare la proprietà. In parole povere, queste particelle virtuali i fisici le chiamano appunto particelle fantasma. Queste particelle fantasma sono altre, veramente particelle fantasma, che non sono altro che alcuni energetici di cui l'universo è pieno, anche qua dentro ci sono. Ora il mago che è del mago, l'occultista chiamiamo, lo scienziato mago, ormai si sa come più chiamare, deve cercare appunto di arrivare a fare in modo che la sua osservazione su quel concetto di entità che ha in mente possa essere coagulato, portato su questa terra e materializzato. Ora, materializzato può significa varie cose, cioè può assumere una forma, può assumere anche non una forma, ma dare degli effetti. Quante volte nelle sedute medianiche difficilmente si hanno delle apparizioni di fantasmi o totali o parziali, ectoplasma parziale, totale, eccetera, quante volte, ma moltissime volte si possono avere invece degli effetti collaterali, sensazioni di vento, toccamenti, tavolo che si muove, tutte queste cose vengono però effettuate da uno spirito presente, quindi anche se lo spirito non si è materializzato, però dà i suoi effetti, ne è la causa. Quindi la coagulazione di un fantasma può essere, quindi l'oggettivazione di un fantasma può essere appunto dato anche da fenomeni che non si vedono, ma si avvertono però, cioè non si vede il fantasma, la causa, ma gli effetti però si avvertono. Quindi l'oggettivazione quindi può essere parziale o totale, ma quindi l'operatore che vuole appunto captare questa entità fluidica, questa fluttuazione che c'è nell'aria, per meglio dire nell'atmosfera, o nella fisica si dice, della magia si dice nell'infinito, lo spazio non esiste, lo vivono senza tempo e senza spazio. Allora con che cosa si può fare questo?
E qui interviene una delle quattro colonne della piramide magica, cioè quella che è l'immaginazione. L'immaginazione è una cosa importantissima. Coloro che devono fare gli studi di medio, vogliono fare, divenire medio, cioè la prima cosa è quello è di creare in se stessi una capacità immaginativa fortissima, senza la quale non possono raggiungere niente. Perché questo? Perché queste entità, questi accumuli energetici che ci sono, non hanno una loro figura, non hanno una loro forma, sono concezioni astratte, la triade, quello che ha formato la triade, le due polarità hanno formato la triade e che hanno quindi creato tutte queste enti, questi enti che siamo noi, ma allo stato fluidico, fluttuante nell'universo, vengono ad essere appunto poi riportati o sulla terra, o altrimenti di quello che sia, e quindi oggettivati. Allora, il mago, l'occultista deve avere un'immagine di questo ente dentro di sé. L'immagine. Prendiamo l'immagine dell'angelo. Noi abbiamo una certa idea di com'è un angelo, una figura con la tunica bianca, le ali, un biondo, adesso ha una sua figura, per cui dice io voglio evocare uno spirito angelico, che faccio? Mica posso pensare a una cosa che non è. Io nella mia immagine ce l'ho, è una figura angelica fatta così. Se io come medium devo evocare uno spirito di un disincarnato, di una persona morta, se ho davanti a me una fotografia è meglio. Perché? Perché poi con la mia immaginazione posso riportarlo lì. Se invece non ho la fotografia rimane poi uno stato astratto. E quante volte durante le sedute spiritiche, invece che arrivare l'entità chiamata, lo spirito disincarnato, chiamato del morto, si presentano spiriti cosiddetti bassi, larvali, spiriti che possono infestare la maggioranza delle sedute. La maggioranza delle sedute fatte da gente inesperta non fa altro che evocare a sé spiriti che non sono quelli che sono stati evocati, perché le larve sono delle entità metamorfiche. Ma possono assumere qualsiasi aspetto per poter entrare nelle persone e vampirizzarle, diciamo così, cioè prendere l'energia, perché queste sono entità che muoiono anche, un po' come noi, hanno una vita che non è eterna. Per cui molto spesso nelle sedute, quando specialmente nelle sedute dove avvengono dei messaggi, no? Cose di questo genere, no? Io ho sentito tante volte tantissime sedute spiritiche, sempre con stessi messaggi, fratellanza, tutti buoni, la natura, sotto gli alberelli, state bene, qua. Vabbè, ma questo posso dire pure io oggi, non ho bisogno di chiamare lo spirito, perché sono delle idee preconcette che abbiamo tutti noi dentro di noi. Adesso invece quando lo spirito si presenta incarnato e uno lo vede, anche dalla mia famosa seduta che ho fatto, che arriva, che è giunta la cosiddetto spirito della Caterina, cioè stava lì personificato, ha abbracciato le persone, l'ha baciato, va, insomma le cose cambiano. Se invece ci sono questi messaggi, poi, perché questo? I messaggi possono anche essere veritieri, ma devono essere fatti da una medium, veramente un medium che sia, che abbia le facoltà giuste, che va delle facoltà che siano adatte a creare questi fenomeni e non che aprano le porte ad altre anime o non anime di entità particolari che vogliono solo entrare dentro l'individuo per infestarlo. Quindi bisogna stare veramente, io questo è un consiglio dato sempre a tutti, attenzione,
specialmente per la scrittura automatica. La scrittura automatica è molto pericolosa perché può aprire queste porte. Quante volte abbiamo visto, ho visto che sono state delle sedute in cui è arrivato addirittura Dio. Io sono Dio, fai questo, devi fare quest'altro. Ho visto persone che si sono spogliate tutta la loro vita perché dice fai questo, dai soldi a questo, dai soldi a quest'altro. Oppure vai su botte e buttati giù, insomma, una specie di questo. Non è, bisogna stare attenti, perché durante la scrittura spiritica è la sede più adatta ad aprire queste famose porte a entità basse, che noi chiamiamo basse, ma che in realtà nella magia hanno una particolare peculiarità, vengono chiamate sia larve, ossia anche baronti, come chiamavano anche alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento. Quindi sono delle sedute da dover prendere molto con le mani. Io ho visto veramente persone che hanno scritto, ho visto una volta era una catasta di libri così scritti, così, a leggerli davano sempre la stessa impressione, insomma, di essere delle entità che non erano quelle giuste. Però ciò non significa che una brava medium, poi invece attraverso anche la scrittura, poter avere dei messaggi precisi, o anche attraverso la voce, entrare un po' in trance, esprimersi attraverso la voce, poter appunto dire delle cose giuste. Però sono medium polari, eh? Va bene, che ora abbiamo fatto? Sette. Allora, scusatemi se mi tediamo un po' con queste cose, potrei andare avanti qua perché ce n'è da dire, ce n'è da dire ancora qua, perché se uno legge le mi dai quel foglietto di così, scuro un po' la cosa, ecco, no? Tieni questo. Ecco, mettiamo, qui c'è pure questa seconda legge, mettiamo. Questa seconda legge ci dice ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per compiere il miracolo della cosa unica. Ciò che è in alto è come ciò che è in basso, ciò che è in basso è in alto per compiere la cosa unica. Dammi un po' la cosa. Allora, due triangoli, alto, alto, basso, cosa unica. Che significa alto e basso? Una interpretazione molto superficiale e riduttiva è quella che dice il macrocosmo è come il microcosmo, cioè tutto ciò che è grande si ripete nel piccolo, nella materia all'interno della materia, fino agli ultimi mattoni della materia. E, però questa invece, questa legge viene denominata come legge del duale, cioè della dualità, parole povere, della dualità. E ci dice che alfa è come beta e ci dà gamma. Allora, che facciamo? Alfa più beta uguale c. La legge della dualità c'è in mezzo a noi sempre, dappertutto. Tutto l'universo è completamente dualistico.
bianco e nero, bene e male. Vogliamo andare avanti, ditemi altro, se no, qualsiasi altra cosa, sinistra e destra, giorno e notte, eccetera, tutto così, completamente così dualistico. Ma questa legge dualistica ci apre le porte per lo specchio magico, vedete, a volte è scritto sulla quarta legge della tavola di smeraldo, se uno la sa interpretare bene, però. Perché? Perché questa divisione fra i due è uno specchio. Se questo c'è un ribaltamento, una riflessione, parole povere, ogni cosa, mettiamo, bianco, nero, perché? Perché se io metto una figura dinanzi ad uno specchio, la riflessione sullo specchio è contraria sempre, anche nella fisica. Un elettrone negativo, se viene riflesso, viene ad essere un positrone, un elettrone positivo, e in tutte le particelle, materia e antimateria. È importantissimo per le vocazioni magiche capire questo, perché la riflessione magica viene data dallo specchio, quindi, e la questione dello specchio ci riporta anche a quella che è la camera oscura. Una figura penetra nella camera oscura. Come avviene di là? Avviene così. È inverso. È come un miraggio. Che cos'è un miraggio? È la riflessione, è la rifrazione nell'atmosfera di un oggetto lontano che ci appare in un'altra parte, o sospeso in aria, oppure in terra capo volto, come fosse riflesso da uno specchio. Questo è il miraggio. Per cui ciò che noi evochiamo attraverso la nostra immaginazione la dobbiamo sempre intendere come una riflessione da uno specchio. E quindi, se noi andiamo a vedere, questo è reale, io sono io qua, quando sono qui, chi sono io? Capovolto, chi sono? Un'immagine fluttuante, non sono niente, sono un'illusione, perché se mi vado a toccare non tocco niente, sono un'illusione. Ecco perché lo zero di prima, nel nulla, tutto ciò che compare all'interno del nulla è un'illusione. Potremmo anche essere noi un'illusione. Quindi l'evocazione che noi dobbiamo fare è attraverso l'illusione. E l'illusione che cos'è? È un figlio dell'immaginazione. Quindi l'oggettivazione di un'entità non è altro che una illusione che noi cerchiamo di rendere reale, ma che il reale non è, non è. L'ultima cosa vi dico, quando noi abbiamo parlato del nulla abbiamo detto che l'infinito sarebbe nulla, perché non ha alcun valore in quanto è un concetto astratto. Allora, la creazione com'è stata? È stata che per necessità assoluta, cioè non si può essere uscita fuori, come una specie di legge universale, ogni cosa che si presenta ha la sua dualità. Allora, qual è il contrario dell'infinito? Il finito. Il finito. Per cui tutto è nato all'interno dell'infinito,
e qui abbiamo e ci ritorna per tutto, perché vedete qua sopra abbiamo del nulla, c'è dal suo interno il tutto che è infinito, perché il finito deve stare per forza dentro l'infinito, perché due infiniti non possono esistere, e quindi uguale a nulla sempre, sempre. Quindi, ecco qui la forma che è negativa, questa illusione, questa è negativa sempre, perché oltre che essere sottoposta al divenire e quindi a morire, a consumarci, a disgregarci, oltre a fare questo è un'illusione che deve per forza sparire. Allora finisco qui. Come fa a sparire un'illusione? Come fa? Io vedo un miraggio, come fa? Chiudo gli occhi e non c'è più un miraggio dentro di me. Se tiriamo o se hai due miraggio, il miraggio c'è. Ma se ti vado vicino, non c'è più di me. Non lo vediamo più. Ecco perché il fantasma non ci può toccare. Perché è un fantasma, è un'illusione. Immaginativa, anche se è reale, chiamiamola così, anche se c'è, ma è sempre dipendente da uno stato immaginativo, da uno stato immaginativo. Quindi il vero occultista deve assolutamente portare la sua mente ad uno stato immaginativo esponenziale, sempre più su, sempre ma più basso, e più ha la capacità di congelare, oggettivare qualsiasi entità che lui ha in mente. Ma se lui non ha in mente nessuna entità si può presentare, e questo è il punto. Si può presentare spontaneamente, ma perché si presenta spontaneamente a volte un'entità così? Perché sicuramente qualcuno l'avrà immaginato. Non c'è fantasma, c'è celebre scienziato disse, non c'è fantasma senza l'uomo. Non esiste fantasma senza l'uomo, perché è l'uomo che vede il fantasma. È l'uomo che lo vede il fantasma, lo crea lui, ma non come dicono i parapsicologi che è una proiezione della sua mente. Lì c'è uno sbaglio. È un errore grandissimo, no? No, perché allora è la nostra mente che proietta poi, a parte la grande difficoltà teleplastica, di un fenomeno teleplastico. Magari ci fosse una persona che solo con la sua mente può immaginare e farlo venire, come i celebri tulpas, no? I tulpas del Tibet. C'erano questi grandi santoni che riuscivano appunto a oggettivare un servitore, un'entità servile, che erano cosiddetti tulpas. Però non è così, perché non è solo la proiezione, non è un parto della nostra mente, ecco la differenza. È uno stato immaginativo della nostra mente, che però si fonda su una realtà fluidica, cioè della vera esistenza di entità che fluidificamente, che fluttuano nell'universo, nell'infinito, per meglio dire. Va bene? Se ci sono domande, io sono qui. Io, scusate se vi ho tediato, ma la mia lezione doveva essere così.